Grazie. Grazie. Bene, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il caffè con il sindaco. Bentornato al sindaco Simone Calamai. Siamo alla gastronomia caffetteria Matti per il pane di via Montalese 325. Naturalmente siamo a Montemullo e parliamo di Fari, perché siete l'unico comune in controtendenza dove la tassa sui rifiuti non aumenta. Sì, siamo un comune dove per una serie di scelte, di operazioni anche del recente passato, abbiamo la possibilità anche quest'anno di approvare un piano economico-finanziario in riduzione, quindi con dei costi complessivi diminuiti rispetto a quelli del 2020 e questo ha fatto sì che la tariffa che proprio negli scorsi giorni abbiamo approvato in Consiglio Comunale sia ridotta per tutti rispetto a quella dell'anno passato, con una riduzione di 2,5%. Sia per le famiglie, quindi per le utenze domestiche, ma anche per tutte le attività economiche presenti quindi nel non domestico all'interno del nostro comune. Questo per noi è un valore perché fare e continuare a dare un servizio accurato è fondamentale ed è il nostro scopo. Anche per quest'anno abbiamo previsto degli aggiornamenti e dei miglioramenti perché la città possa essere sempre più pulita e più decorosa, però fare questo deve essere accompagnato anche da un'attenzione sul costo. Quindi questa riduzione che i cittadini percepiranno nell'ultima rata di quest'anno, quindi la riscontreranno nella loro bolletta a dicembre, è importante. Un'importante novità per i cittadini, un'importante novità per i cittadini è anche il nuovo comandante della Polizia Municipale, che tra l'altro è una donna. Sì, mi permetto solo di aggiungere una cosa sul piano tariffario perché se non ci tengo a dirlo, abbiamo voluto accompagnare quell'approvazione anche con una riduzione pensata appositamente quest'anno per l'attività economica del nostro comune, che prosegue quell'impegno che già anche con il bando dei contributi di inizio anno abbiamo voluto dare utilizzare nei confronti delle attività economiche del nostro comune, abbiamo previsto per quest'anno 700.000 euro, quindi il doppio dell'anno passato, come riduzione per le attività economiche che sono state segnate dalla pandemia. È un taglio che significa azzerare completamente la parte variabile della Tari per tante attività, bar, ristoranti, ricettivo, attività, servizi alla persona, parrucchieri, estetisti, fabbri, falegnami, o riduzioni di pari al 30% per i nostri artigiani e per le nostre industrie. Quindi una riduzione Una importante. riduzione importante e dà respiro poi anche alle attività economiche e sociali Certo, è lo scopo con il quale l'abbiamo voluta in un portare avanti. periodo insomma, che non è stato semplice per loro. E poi dicevamo di questa novità del nuovo comandante della Polizia Municipale, di una donna che viene a dirigere gli agenti di Polizia Municipale di Montemolo. Sì, abbiamo nominato appunto il nuovo comandante, dal 1° luglio è entrato in servizio, si tratta della dottoressa Erika Cappelli, è una persona con grandi motivazioni e anche insomma, di elevata professionalità ed è ovviamente un'opportunità per tutta diciamo, la nostra amministrazione, per il comando di Polizia Municipale, per rinnovare e migliorare ancora di più quella che è l'attività che svolgiamo sul territorio, con un obiettivo, un macro obiettivo, che come amministrazione ci teniamo particolarmente, che i nostri vigili, la nostra Polizia Municipale, possa essere davvero un riferimento per i cittadini nel loro lavoro. Questo è uno degli obiettivi che cerchiamo insomma, di trasmettere con maggior forza a tutti gli operatori, a tutti gli agenti, perché pensiamo che in questo modo si possa veramente contribuire ovviamente al rispetto delle regole e delle leggi all'interno del comune, ma anche a una qualità della vita diffusa per tutti. Bene, prima di chiudere non possiamo non menzionare anche per brevi accenni l'estate di Montemullo, perché avete messo in cantiere tante iniziative. Sì, era importante dopo la chiusura, dopo le restrizioni che abbiamo vissuto, ripartire. Quindi abbiamo cercato ovviamente nei limiti di quello che è consentito di riaprire tutte quelle attività che l'ente normalmente portava avanti e che pensiamo contribuiscano alla vita sociale dei cittadini. Ad esempio, in quest'estate nel nostro giardino di Villa Giamari sono previste tantissime iniziative,
sia a partire da quelle del caffè letterario, dove abbiamo modo ovviamente di sviluppare temi culturali, temi letterari, oppure anche il teatro. Il teatro per noi è sempre stato, diciamo, un fiore all'occhiello. Nella nostra sala Banta abbiamo saputo negli anni passati dare teatro di qualità. Quest'estate nel giardino di Villa Giamari avremo modo di proseguire con attenzione verso gli adulti e verso anche i più piccoli, verso i ragazzi. Quindi con questo invito, diciamo, anche a venire a queste serate in Monte Mollesi, lo chiudiamo questo nostro appuntamento con il caffè. Ringrazio ancora una volta il sindaco Calamai e per noi ci rivediamo sempre con il sindaco a una prossima puntata del nostro caffè. Thank you.